Benvenuti all'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Siamo in diretta dal tracciato di Imola e tutto è pronto per il primo dei tre appuntamenti che vedrà schierati in pista i giovanissimi piloti appunto del campionato italiano di Formula 4. Giovanissimi perché sono piloti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, quindi questo è il primo step per quanto riguarda l'automobilismo, le monoposto. E diamo subito la linea a Camilla Ronchi che è in griglia di partenza per noi. A te Camilla. Buongiorno Fiammetta, buongiorno a tutti. Beh, sono qui con Pietro Benvenuti, direttore dell'autodromo. Allora Pietro, diciamo che sei diventato direttore 3 anni fa, nel 2012. Io posso dire che il leitmotiv della tua direzione è stato il rilancio dell'autodromo, non soltanto come sede per le corse automobilistiche, ma anche come una struttura polivalente. Sì, è stato un po' l'obiettivo per cui abbiamo accettato, abbiamo cercato di fare il nostro lavoro, perché l'autodromo di Imola era giusto che non venisse lasciato un po' così solo, e quindi abbiamo preso questo cammino che ci sta portando... Dai, fammela fare questa domanda, che se, so che c'è la massima riservatezza, però c'è la possibilità che comunque possiate essere di nuovo, avere di nuovo la Formula 1? Ma la Formula è il sogno di chi ha un autodromo come il nostro. Quindi noi quello che vogliamo è, da parte mia, tecnicamente farci trovare pronti. Il giorno che qualcuno ci dirà che vuole fare un gran premio, noi potremo essere pronti. Grazie Pietro. Vediamo se ho la possibilità di fare una battuta con il pole man Ralph Aaron. So Ralph, congratulations of your pole position, but Guanyu Zhou is really close. Yeah, I'm happy to be in pole and I got a good feeling. Hopefully I can turn this pole into a win. Okay, naturalmente è molto carico per questa pole position, però ricordiamo che Guanyu Zhou, il cinese della Prem Power Team, è a meno di un millesimo di secondo. A te Fiammetta. Grazie Camilla, e sì, davvero tempi di qualifica ravvicinatissimi che ci lasciano immaginare una gara, tre gare nel weekend che vivremo insieme, assolutamente appassionanti come la Formula 4 è stata fino a questo momento. Andiamo subito a vedere la griglia di partenza con Ralph Aaron e appunto Zhu Yu Guan in prima fila, Marcos Siebert e Robert Schwarzman in seconda, Maurizio Baiz e Giuliano Raucci in terza, e poi Marino Sato e Lucas Mauron, Ortmann e Baruch, Ifei e Diego Bertonelli, Marchina e Arling Oti in settima fila, e poi vedete tempi ravvicinatissimi per tutti, ottava fila per Matteo Desideri e Leon Schlom-Jan, Fernando Madera e Müller Crepon, Peroni e Ferrari, Vieira e Galbiati, Pankiewicz, le gemelline Vittoria e Giulia Pankiewicz e Canaiette e Beckman a chiudere lo schieramento di partenza. Per quanto riguarda la classifica di campionato, ricordiamo che davanti c'è proprio Guanyu Zhou, il pilota di nazionalità cinese che ha fatto tripletta sul circuito di Monza, festeggiando nel migliore dei modi il suo compleanno che cadeva proprio in quel weekend, e adesso conduce con 99 punti sui 93 di Ralph Aaron. Manca intanto un minuto al via del warm-up lap, e io vado subito a presentarvi il mio ospite che è Edoardo Liberati. Benvenuto Edoardo. Grazie Fiammetta, buongiorno a tutti. Allora Edoardo è istruttore della scuola federale ACXAI, però è anche pilota, e tra l'altro è stato anche lui un protagonista di questo tipo di vetture che ci accingiamo a vedere adesso in pista, perché il titolo della Formula Azzurra nel 2008 lo ha vinto proprio Edoardo Liberati, appunto con vetture che erano analoghe a queste. Sì, erano ovviamente un po' diverse, sono passati ormai 7 anni, quindi queste Formula 4 si sono evolute tanto, però la tipologia di campionato era la stessa e l'età era di tutti i ragazzi era più o meno questa qui. Quindi una formula assolutamente promozionale per la filiera dei talenti che passano dal mondo del karting a quello delle monoposto, e la Formula 4 è il primo step, e il fatto che ci siano partecipanti di tantissime nazionalità, perché ricordiamo che in questo schieramento di partenza, lo avete visto dalla composizione della griglia, ci sono piloti che arrivano da diverse nazioni, addirittura dall'Australia. Peroni ha un cognome italiano ma arriva dall'Australia per partecipare a questo campionato, è la riprova che la formula è assolutamente indovinata. Sì, assolutamente, purtroppo vediamo pochi italiani al via, però sicuramente vediamo più di 10 nazioni coinvolte in questo campionato, che dimostra che è veramente un campionato molto competitivo
e che attrae giovani da tutto il mondo. Eh sì, dalla Russia addirittura, dall'Estonia, dalla Polonia, dalla Cina si è aggiunto, come avete visto dallo schieramento, un altro pilota, Yefei della RB Motorsport, oltre a Guan Yuzhu del Prema Power Team. Poi c'è lo svizzero Moritz Müller-Crepon, che è nuovo anche lui, una new entry dello Jenser Motorsport. Ben 27 i piloti che si accingono quindi a questo round di Imola, dove è un tracciato al quale bisogna anche un po' dare del lei, perché è un tracciato impegnativo. Sì, è un tracciato pieno di storia, è un tracciato che è rimasto quasi invariato, sono state aggiunte alcune chicane, però diciamo che rispetto ai circuiti moderni che hanno molte vie di fuga, questo qui è rimasto un circuito invece diciamo vecchio stile, quindi è rimasto con più o meno poche vie di fuga e curvoni molto veloci, quindi è rimasto veramente un circuito da apprezzare con qualsiasi categoria. E infatti noi siamo andati a sentire alcuni dei protagonisti della Formula 4 e tutti ci hanno detto che Imola gli piace davvero molto, un po' perché conoscono anche la storia di questo tracciato, anche se non sono italiani, ma ovviamente poi il motorismo italiano è ovviamente famoso anche all'estero, motivo per il quale sono arrivati così numerosi piloti da diverse nazioni per cimentarsi nel campionato italiano. Ralf Aaron con la monoposto numero 99 e poi Zhu con la monoposto numero 33 prendono il via dalla prima fila divisi da solo un millesimo. Quindi veramente sì, qui alla prima curva penso che saranno... Sicuramente sarà una gara molto, molto competitiva. Ancora una volta la Prema ha monopolizzato entrambe le qualifiche e sicuramente dando un bel distacco agli altri, hanno loro i due compagni di squadra, stanno lottando per il campionato, quindi sicuramente la gara sarà molto molto tirata. Pensate, perché ci sono i primi 14 piloti racchiusi in appena un secondo, quindi non oso pensare quanto sarà spettacolare questa gara, anche perché con la formula di 3 gare per weekend i punti comunque da raccogliere sono sempre importanti e preziosi, quindi si cerca assolutamente sì di mettersi in luce nelle primissime posizioni, ma anche comunque di non fare errori e di raccogliere punti, perché il campionato è lungo e ci sono tanti start da affrontare. Allora attenzione, perché siamo pronti per il via, quindi il primo di questi 3 appuntamenti dalla durata questa volta di 28 minuti più un giro, come quello di domani pomeriggio. Poi invece ci sarà domani mattina l'apertura della giornata con la gara di 18 minuti più un giro. Attenzione, numero 99 Ralf Aaron dall'Estonia, in pole position numero 93 dalla Cina Guan Yuzhu, e sono partiti, è partito molto bene anche Siebert con la vettura del team Jenser Motorsport. Bene Aaron e Zhu chiaramente dalla prima fila, e quindi vediamo il confronto tra queste due vetture che si sono qualificate con soltanto un millesimo di distacco. Aaron è davanti a Zhu, poi segue Siebert, bene anche Beckmann e Schwarzman, pilota che addirittura ha scelto l'Italia per vivere, infatti fa le scuole italiane, ci abbiamo parlato ieri, ci raccontava che fa il liceo scientifico, pilota di nazionalità russa che ha cominciato a correre nel mondo del karting proprio in Italia, che adesso abbiamo visto con la sua monoposto numero 4 e l'inconfondibile casco color oro portarsi in terza posizione. Quindi vediamo Siebert che viene sorpassato anche da Sato, Marino Sato con la monoposto numero sì, 15, anche da Baiz, che mi sembra che abbia effettuato un jump start, per essere onesto, visto che si è mosso prima e poi non ha avuto una buona partenza, però si è mosso sicuramente prima. Hai visto benissimo Edoardo, perché la partenza è sotto investigazione, quindi non sappiamo quale sarà poi l'esito di questa investigation, però anche i commissari sono stati insospettiti dallo start, che adesso è under investigation. Quindi il cronometro ha cominciato a correre, 28 minuti più un giro, e davanti c'è un Ralf Aaron che ha saputo approfittare molto bene della sua pole position. Chiaramente i piloti ora sono tutti ancora in fila indiana, partenza direi ordinata. A Monza invece con la prima variante abbiamo visto dei numeri non da poco. Sì, speriamo che qui si siano calmati. Intanto vediamo Madeira che è in sabbia, mi sembra la Piratella, sta venendo recuperato. E quindi vediamo anche Schwarzman che si è piazzato in terza posizione davanti a Sato, poi Baiz, Baruch,
Raucci, Siebert, Mauron, Bertonelli, e il primo degli italiani appunto è Bertonelli, che ora è in decima posizione. Era partito comunque dalle posizioni di mezzo, non si era trovato benissimo, addirittura in sesta fila ha preso il via. Intanto le inquadrature per Baruch con la vettura numero 55, che si è portato davanti di una posizione. Andiamo a rivedere lo start, Edoardo. Sì, qui si è mosso prima Baiz, si è mosso prima, poi se ne è accorto e infatti è partito male. Se si attengono al regolamento, questo è jump start. Invece qui vediamo il sorpasso di Schwarzman, che è andato all'interno, alla tosa, è andato all'interno di Siebert, ha fatto veramente un gran bel sorpasso. Vediamo intanto la situazione anche a centro gruppo con abbiamo visto Beckman con la vettura numero 5, che è partito un po' attardato ma che sta recuperando posizioni. Ricordiamo anche, sì, Beckman è uno dei protagonisti, perché è addirittura in quarta posizione, sì, in classifica di campionato. Beckman ha avuto una squalifica dopo la qualifica, sia lui che Joao Vieira hanno la possibilità di risalire dal fondo perché hanno entrambi il passo dei primi, quindi sicuramente per loro ci sarà una grande rimonta. Ricordiamo che Vieira, tra l'altro, vediamo che intanto un pilota finisce con le ruote nella ghiaia. Sì, Raucci. E Raucci, protagonista di un'uscita a Monza in gara 2 abbastanza, sì, violenta. Con Canayet all'ultima sul rettilineo praticamente. Negli ultimi arrivo. Metri proprio, infatti. E ora vediamo il transito sul rettilineo del traguardo. Quello era il gruppo capitanato da Siebert. Hanno già 3 secondi di svantaggio. Siebert con la vettura del team Jensen, riconoscibile per la livrea azzurra. E alle sue spalle Raucci con la vettura numero 25. Poi Bertonelli, Ortmann, Guzman e Vieira, che è in 13ª posizione. Partito, come dicevi Edoardo, in 11ª fila. Quindi sta facendo un gran recupero, ma lui non è nuovo di recuperi, perché anche a Monza abbiamo visto. Sì, se riuscisse magari a partire un po' più avanti potrebbe sicuramente lottare per la vittoria, e adesso deve cercare di raccimolare più punti possibile, quindi entrare nella top 10. Mi sembra che ci stia riuscendo bene, lo vedo molto molto aggressivo. Il pilota che tra l'altro sta facendo per la prima volta tutta la stagione, anche se lo scorso anno aveva corso qualche gara. E vediamo intanto la regia che cosa ci mostra. Un'uscita con il pilota che fortunatamente quindi riesce a rientrare, dovrebbe essere il numero 16, Müller, il nuovo, uno, sì, delle new entry, sì, infatti, sì, sì, con sì, questa livrea. Uscito largo in uscita dalla Villeneuve. E davanti intanto Aaron ha 5 decimi di vantaggio su Zhu, quindi quel millesimo appena che li separava in qualifica in realtà si è trasformato in qualcosa di più. Sì, qui anche adesso mi sembra che Aaron abbia allungato un pochino su Zhu, quindi sì, sembra averne un pochino di più in questa prima parte di gara, però ricordiamo che questa è una gara lunga, abbastanza lunga, e quindi non si sa mai, insomma, fino alla fine. E vediamo Schlom con la monoposto numero 3, che è in 14ª posizione davanti a Beckman. Entrambi sono riusciti a passare davanti all'altro pilota di nazionalità cinese, Oti. E ora le inquadrature per il gruppo di Schlom, Beckman e Oti. Ma diamo la linea a Camilla, che è in pit lane. Sì, Fiammetta, sono con Mattia Drudi, che sta guardando dal muletto box i suoi, possiamo dire che sono comunque tuoi compagni, perché tu hai partecipato l'anno scorso e hai fatto molto bene, quindi da quasi veterano che consigli puoi dare ai ragazzi? Beh sì, mi diverto sempre a venire a vedere le gare, sono gare sempre molto combattute, quindi... Che consigli dai ai piloti? Beh, il consiglio principale è di evitare i casini più grandi, quindi stare tranquilli e cercare di arrivare a fine gara senza incidenti, senza toccate, niente. Grazie. Grazie Camilla Ronchi. E quindi torniamo con le inquadrature sulla testa della gara con Ralf Aaron con la monoposto numero 99, con Zhu che alle sue spalle ha perso ancora qualcosina. Sì, Zhu rischia di essere attaccato da Schwarzman, che mi sembra averne un pochino di più in questa fase di gara. Infatti si sta avvicinando molto a Zhu. Schwarzman ha 1 secondo e 6. Schwarzman è un pilota
direi molto grintoso, non lascia mai passare un'occasione anche a costo di un'uscita, come abbiamo visto anche a Monza, ma anche a Vallelunga, però è uno che si butta sempre. Vale sì. Questa strategia, Edoardo? Forse non tanto per il campionato, infatti vediamo che paga parecchi punti dal primo, che è Zu, che invece ha sempre terminato le gare a punti, cercando di star lontano dai contatti, quindi sicuramente Schwarzman deve cambiare questo atteggiamento se vuole vincere il campionato. E intanto le inquadrature per Sato, pilota invece giapponese, quindi davvero una varietà, una rappresentanza di nazioni e addirittura direi di continenti qui sul tracciato di Imola, in tutti i tracciati che vengono attraversati, possiamo dire, dal campionato italiano di Formula 4, dove il primo degli italiani è Bertonelli, che si trova adesso in decima posizione a 10 secondi e 4. Bertonelli, ricordiamo, 17 anni, toscano di Forte dei Marmi, ama molto il tracciato di Imola, gli piace un po' come quello anche del Mugello, e in particolare ieri ci diceva che le acque minerali e la rivazza sono i punti più belli. E il suo obiettivo di questa stagione è quello di almeno fare un podio. Ci ha detto anche che nelle prime gare della stagione ha avuto diversi problemi tecnici che pare che siano stati risolti, e quindi è pronto ora per questo appuntamento di Imola per essere assolutamente più grintoso. Infatti è il primo degli italiani. Invece vedo abbastanza indietro Desideri, che fino a questo momento è stato sempre in luce, Edoardo. Sì, Desideri questo weekend diciamo che non è partito bene, fin dalle prove libere in qualifica non hanno forse trovato un setup perfetto, comunque lui non è andato fortissimo, adesso anche ho visto in partenza è andato un po' sull'erba per cercare di evitare una macchina più lenta davanti a sé, quindi ha perso delle posizioni anche in partenza. Ora vediamo se riesce a recuperare, davanti Beckman è sicuramente un bel passo, magari se riesce a sfruttare comunque la sua scia e riesce a fare dei sorpassi, riescono ad andare avanti insieme. Intanto c'è bandiera gialla alla prima curva e Schwarzman si è avvicinato tanto a Zu. Schwarzman sta girando con un ottimo passo, 1.47.2. Intanto drive-thru, come ci segnala Edoardo qui sui nostri monitor a circuito chiuso, compare la scritta drive-thru per la vettura numero 14, quindi per Mauricio Baitz, che quindi dovrà percorrere. Dispiace tanto perché stava andando forte Baitz, era quasi il più veloce in pista, si stava avvicinando al trenino che aveva davanti, però ha fatto partenza anticipata, quindi è giustissimo il drive-thru. Drive-thru quindi significa che dovrà percorrere la pit lane a velocità... Sì, gara finita praticamente. Gara, dice tradotto in soldoni, è gara finita, sì. Purtroppo per Baitz, quindi, che in questo momento era in quarta posizione, anche se poi succede che effettivamente magari da una jump start come quella che abbiamo visto effettivamente non ti avvantaggi. No, però lui non si è avvantaggiato per niente perché dopo se n'è accorto, quindi ha respinto la frizione, poi l'ha rilasciata al momento diciamo sbagliato, quando già il semaforo si era spento, quindi addirittura ha perso delle posizioni, però il regolamento dice che fino a che il semaforo non si spenge non puoi fare neanche un millimetro, e lui ha fatto un paio di metri. E quindi giusto quello che è stato effettivamente deciso, anche perché se questa deve essere una classe in qualche modo propedeutica, è bene che lo sia su tutti gli aspetti, sì, anche quello regolamentare. Dopo quello che è successo a Monza non si perdona più niente. Ed eccoci con Camilla in pit lane. Sì, con Marco Angeletti, team principal RB Racing, che schiera, mi sembra, quattro piloti, tra cui le due uniche ragazze, Victoria e... aiutami il... Vittoria e Giulia Pankiewicz. Purtroppo, tra l'altro, Vicky, il giro precedente è uscita la Gincana. Ecco. Ok, si rifarà in gara 2 e in gara 3. Loro devono acquisire molta esperienza, vengono dal karting, sono le prime gare che fanno in macchina. Tutto il nostro team è molto giovane, perché noi abbiamo sia le due ragazze che hanno 15 anni e anche Yifei, il pilota cinese, che ha 15 anni, anche lui appena compiuti. Quindi... Poi avete un italiano, finalmente. Sì, anche Diego Bertonelli, che tra l'altro... ha vinto anche il corso federale XAI l'anno scorso come miglior pilota kartista, nel passaggio all'automobilismo è stato anche aiutato dalla federazione nazionale, siamo contenti di averlo in squadra con noi. Ora è ottavo in gara, questo anche in previsione dell'inversione della griglia domani ci fa ben sperare, teniamo le dita incrociate. Grazie. Grazie Camilla, sì, perché domani la prima gara della mattina sarà proprio quella della Formula 4, con la griglia che vede invertite le prime 8 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di questa gara, mentre la terza gara avrà la griglia di partenza determinata dal secondo turno di qualifiche. E quella dell'inversione della griglia di partenza, Edoardo, è una...
è molto istruttiva come... Sì, beh, è una cosa diciamo affascinante che rimescola le carte. Sicuramente non è tanto bello per il pilota che vince, è un po' più bello per quello che arriva dietro, ha la possibilità di partire primo, soprattutto qui dove non è facilissimo sorpassare con queste macchine qui in un circuito così, magari a Monza poteva essere più semplice, qui è un po' più difficile, quindi sicuramente noi ci divertiremo. E per chi invece ha vinto la gara e si trova in ottava posizione in griglia di partenza, poi vuol dire che impara anche un po' a recuperare, fare sorpassi. Sì, insomma, sì, non certo. È, non ma è... L'importante è che stia anche attento a non fare diciamo uno zero in classifica che potrebbe compromettere il campionato, quindi anche lì si vede la testa del pilota che magari ha vinto la prima gara, la seconda si può accontentare di una posizione, delle posizioni che riesce a recuperare senza rischiare troppo. La regia di Mauro Valentinuzzi ci mostra intanto il recupero di Vieira, riconoscibilissimo con la vettura dalla livrea giallo fluorescente con il numero 50, attenzione perché c'è una vettura del Team New che è la numero 12, quella di Ortmann, che invece finisce con due ruote nella ghiaia. Nessun tipo di problema, rimane ancora anzi davanti a Vieira che in questo momento cerca il sorpasso e lo ottiene, quindi avanti una posizione per Vieira. E dovrebbe essere Bertonelli proprio che in questo momento sì, è Bertonelli confermato con la vettura del team R&B che perde due posizioni nel giro di poche curve. Questo è il replay dell'uscita della vettura del team Muke con Bertonelli alle sue spalle e con Vieira che riesce a sorpassare entrambi, quindi avanti di due posizioni si porta in decima piazza, gran recupero. Ha fatto veramente un bel sorpasso alla Villeneuve e adesso si sta mettendo l'attacco di Ortmann davanti a lui e anche Beckmann lo sta seguendo, stanno rimontando insieme dal fondo e veramente stanno facendo davvero una bella gara entrambi. Le inquadrature tornano sulla testa della gara con Ralf Aaron, pilota di nazionalità estone che si è messo in luce fin dalla prima gara di Vallelunga e che ha bisogno di recuperare punti importanti. Attenzione perché c'è il rientro ai box, il drive-thru giustamente, sì, di Baez che non l'aveva ancora fatto. No, ha sfruttato tutti i tre giri che ha a disposizione prima di doverlo per forza fare, perché i tre giri prima di fare il drive-thru e sicuramente, eccolo lì, si muove e poi parte male. Ecco il replay della partenza e il motivo per il quale è stato combinato il drive-thru. Era in quarta posizione, vediamo quando rientrerà, in che situazione si troverà. Sicuramente si avvantaggia ancora avanti una posizione anche Vieira che sta facendo questo recupero importante. Le inquadrature per Desideri con la inconfondibile livrea mimetica, eccolo la monoposto numero 44 soltanto in 14ª posizione a 19 secondi, però è l'autore della massima velocità, 238 km/h, come ci dicono i nostri, sì, monitor interni. Sicuramente ha 3-4 macchine davanti a sé in scia. Si sente tanto qui Peroni. Intanto fa un bel sorpasso alla Tosa e anche lui era partito abbastanza in fondo, sta lottando per cercare di recuperare qualche posizione. Intanto anche Desideri sta lottando con Guzman e sta provando a sorpassarlo, anche lui un po' di posizione l'ha recuperata. È assolutamente combattuta come del resto ce l'aspettavamo, Formula 4 che ci ha lasciato sempre fino adesso col fiato sospeso fino all'arrivo. Certo, la tripletta di Zhou è stata veramente incredibile a Monza, perché... Sì, è stato non sempre il più veloce ma il più intelligente, perché si è sempre tenuto fuori dai contatti che sono stati tantissimi a Monza e hanno messo fuori sempre i protagonisti principali, quindi lui riuscendo a non ritirarsi diciamo così è riuscito a vincere tutte e tre. Nella prima era più veloce, nelle altre è riuscito diciamo a tenersi fuori dai guai e a vincere. Eh sì, è stato veramente molto molto bravo, molto intelligente. Vediamo se adesso ha qualcosa in serbo per andare ad insidiare Aaron, anche se sta gradualmente perdendo terreno, e invece penso che dovrà cominciare a difendersi, sì, da uno Schwarzman che non regala niente a nessuno. No, Schwarzman è arrivato adesso e ce n'ha un po' di più, Zhou ce n'ha un po' di meno di Aaron, che ne ha nettamente di più, fa 46,6, 46,7 di passo, quindi merita assolutamente di essere davanti e Schwarzman sta cercando di infastidire Zhou e secondo me se continua così fra qualche giro può provare ad attaccarlo. Diamo la linea a Camilla Ronchi in pit lane. Sì, con Marco Antonelli, team principal dell'Antonelli Motorsport. Una partenza un po' in salita questa prima gara del weekend. Sì,
Purtroppo con Joao ieri abbiamo forato una gomma nella Q1 e ci siamo ritrovati chiaramente in fondo al gruppo. Matteo ha avuto qualche problemino e in più alla partenza ha dovuto schivare macchine ferme, è passato per l'erba, siamo un po' a rincorrere. Grazie, grazie Marco. Eh sì, una gara quindi difficile decisamente. Sì, Joao Vieira è stato sfortunato qui perché in qualifica ha avuto quel problema lì che poi l'ha costretto a fare le qualifiche 2 con più peso, perché qui tra qualifica 1 e qualifica 2 non si può fare rifornimento, quindi bisogna, ecco, Desideri si è girato, uscita dalla tosa da solo e quindi ha vanificato la rimonta che sta facendo. Peccato, vediamo se riuscirà a rientrare. Quindi dicevo, tra qualifica 1 e 2 non si può fare rifornimento, quindi tutti i piloti devono partire, diciamo, con la benzina per affrontare entrambe le qualifiche, ma Vieira, non avendo poi girato nel Q1, in Q2 è dovuto partire con la benzina che aveva in Q1, mentre gli altri l'avevano scaricata girando, quindi aveva almeno 10-15 kg in più, è riuscito a fare un terzo tempo in Q2 che lo fa ben sperare per la gara successiva, per le gare successive, visto che aveva veramente un bel passo. E quindi per invece in questa occasione deve recuperare, vediamo che comunque è riuscito a recuperare fino alla nona posizione, però evidentemente ha davanti Maurone adesso che gli sta un po' bloccando la rimonta perché gira in 1.47.8, lui ha girato in 1.47.0 e ricordiamo che Aaron invece è l'unico al momento a girare sotto l'1.47, 1.46.9 per lui. E infatti i risultati, diciamo, parlano chiaro, un secondo e mezzo di vantaggio. Sì, sì, però 46.9, Vieira fa 47.0 comunque nel traffico perché ha la macchina davanti, vuol dire che il potenziale per è anche Beckman, anche vediamo Beckman adesso, è ora girato, fa 46.9, sì. Anche lui nel traffico, vuol dire che entrambi potevano giocarsi la gara. Eh sì, Beckman addirittura è partito proprio ultimo, quindi pensate che rimonta ha fatto, partito 27esimo e adesso è decimo, quindi è a 17.08 secondi, però quindi dato che tutti i primi hanno un ottimo passo, recuperare ulteriormente sarà impegnativo. Può recuperare Mauron e Raucci neanche tanto perché fa 47.3, quindi possono recuperare solo la posizione su Mauron e con Vieira si giocheranno l'ottava posizione. Intanto Aaron continua ad avere un vantaggio di un secondo e mezzo su Zhou e Schwarzman, lo vediamo anche dalle inquadrature, si fa sempre più minaccioso nei confronti del pilota di nazionalità cinese Zhou, che tra l'altro ha corso anche in Inghilterra. Ieri gli chiedevo come mai ha scelto l'Italia proprio per correre, quindi ci ha raccontato un po' quello che è stata la sua esperienza fino a questo momento, naturalmente confermandoci che in Cina non c'è tutta questa passione per i motori, che quindi ha corso per 3 anni in Inghilterra. Lui ha iniziato comunque a correre quando aveva 8 anni e poi invece con la Ferrari Driving Academy adesso chiaramente sta correndo in questo campionato italiano dove al momento è leader, però c'è Aaron. Attenzione intanto il replay che ci mostra il sorpasso e l'uscita di Vieira, che peccato. Ha tagliato la variante perché è stato costretto da Mauron che l'ha allargato, lui era all'esterno Vieira, però è stato secondo me allargato da Mauron che peraltro si è anche girato e Vieira comunque ha tagliato la variante e penso che non abbia perso poi posizioni, a parte quella su Beckman, penso che forse poi è riuscito a rientrare in pista senza problemi. Vediamo il prossimo passaggio, ecco Schwarzman intanto con la monoposto numero 4 in terza posizione, 2 secondi e 3. Il giro più veloce l'ha siglato proprio Aaron nell'ultimo passaggio, 1.46.572. 1.46.6 comunque per Zhou, che ha appena siglato il proprio miglior tempo, evidentemente sente la minaccia di Schwarzman che anche lui ha siglato il proprio miglior tempo nell'ultimo giro, 1.46.7, evidentemente anche il fatto di non avere benzina. Benzina. Adesso sono partiti col pieno, adesso stanno scaricando benzina, però 46.5 con il caldo che fa oggi e considerando che in qualifica ieri sera un po' con il fresco alle 7.30 hanno fatto 46.2 in qualifica 1, vuol dire veramente che stanno andando forte. E intanto la vettura di Mauron, vero che viene rimossa, quindi regime di bandiere gialle in quel tratto.
E qui adesso mancano 6 minuti e spiccioli e un giro naturalmente alla bandiera a scacchi, quindi per andare a determinare il primo vincitore di questo round di Imola. Ricordiamo che fino a questo momento sono state due le piste che hanno ospitato l'edizione 2015 dell'Italian Formula 4 Championship. Siamo partiti da Vallelunga e poi siamo andati a Monza, ci troviamo ora a Imola e poi le prossime piste saranno quella del Mugello, di Adria, ancora di Imola e poi di Misano. Quindi per questi giovanissimi piloti, molti dei quali sono al debutto sulle monoposto, è sicuramente un'occasione davvero ghiotta per poter cimentarsi su piste ad esempio quella di Monza, che ospita anche il Mondiale Formula 1, quindi una cosa estremamente importante per piloti che hanno appena 15 anni. Sì, sì, è veramente quest'anno un campionato che oltre a offrire un parco partenti veramente di livello elevato, anche le piste sono tutte all'altezza del campionato e dei piloti, e soprattutto un'altra cosa che è cambiata rispetto agli ultimissimi anni è il livello dei team, che si è alzato notevolmente. Infatti sono arrivati team come, oltre a Prema, Antonelli, già che erano presenti, sono arrivati team come Mook, che fanno il Formula 3 Euro Series da anni e sono sempre molto competitivi. Qui intanto vediamo uno svarione di Ponzio. Con il numero 71. Sono arrivati molti team dall'estero e il livello dei team è veramente molto alto. Ricordiamo la Prema, Malta, Antonelli, Euronova, tutti i team che oltre ad avere grande esperienza hanno sempre vinto nei campionati di livello superiore a questo, quindi Formula 3, GP3, eccetera, Genser. E quindi è assolutamente prestigioso il fatto che si trovino tutti qui, e del resto anche il tracciato di Imola, appunto, come sentivamo, addirittura potrebbe un domani ospitare di nuovo la Formula 1. Quindi sì, spero tanto, perché è una pista che nel Formula 1 ce ne sono poche così, ce ne sono rimaste forse 2-3 vecchio stile come questo, quindi sarebbe veramente bello tornare a correre qui, vedere la Formula 1 qui. Pista assolutamente affascinante con questi saliscendi, e quindi anche, come dicevamo, i piloti hanno tutti dichiarato di trovarsi assolutamente a loro agio e di essere onorati di correre in una pista che ha tanta storia come questa. Quadrature per Baruch con la monoposto numero 55, Baruch che viene da Israele, questo a conferma della multinazionalità del campionato. Diamo la linea a Camilla che è in pit lane. Sì, sono qui in pit lane con Moritz Müller-Crepon del team Genser Motorsport. So what's happened? Of course you are disappointed, but tomorrow you have two races more. Yeah, it was a bit unlucky for both of us. She was a bit too late on the brakes and I was slipping through and she was going over the curb there and flying to me. I think it's now focusing on the next race. Only what we can do is tomorrow the two races and give my best and try to go further. E ovviamente è molto dispiaciuto per quello che è successo, quindi l'incidente, però è molto positivo per la gara di domani, per le due gare di domani. Grazie Camilla. Sì, Edoardo, per forza bisogna andare a guardare avanti. Sì, per forza, è sempre brutto quando ci si ritira, e capisco benissimo Müller che sta ancora pensando a quello appena successo. Inquadrature per la testa della gara con Ralf Aron dall'Estonia, leader davanti al pilota di nazionalità cinese Zhu, e la terza posizione per il russo Schwarzman, un russo ormai naturalizzato italiano perché, come dicevamo, vive ormai in Italia, vive a Porto Verde, quindi nei dintorni di Misano, mentre ha detto che comunque vive un po' in Italia e un po' ancora chiaramente in Russia, dove risiede a San Pietroburgo, però appunto studia al liceo scientifico qui in Italia e parla perfettamente naturalmente l'italiano. Quarta posizione per Sato, di nazionalità giapponese, che ha accumulato un distacco di 8 secondi e 4 dalla terza posizione e che ha alle sue spalle l'israeliano Baruch, e la sesta posizione poi di Sibert Raucci, che ha un cognome italiano ma che invece è di nazionalità brasiliana, viaggia in settima posizione. Poi Beckman Vieira, che è stato un po' attardato nel suo recupero appunto dal contatto con Müller, e
Beckman, tra l'altro sigla adesso il giro veloce della pista, 1.46 e 4, scusa, 1.46 lo ha battuto adesso Schwarzman. Adesso fa 46.2 Schwarzman, che è il tempo della pole position in qualifica 1. Infatti stavo leggendo 1.46.4 e immediatamente è diventato giro veloce 1.46.280 perché lo ha siglato Schwarzman un attimo dopo. E 46.2 adesso fa Beckman, che fa il miglior tempo di qualche centesimo migliore. Sta andando ad attaccare Raucci, che gira un secondo più piano, quindi sia Beckman che Vieira, che fanno 6.2, 6.3 di passo, stanno andando a prendere Raucci, che fa 7.3. Quindi mancano 40 secondi allo scadere del tempo regolamentare e poi chiaramente ancora un giro. Intanto vediamo numeri tra i cordoli, che per fortuna non sono come quelli di Monza. No, però in quel punto lì la variante alta sono molto alti, con queste macchine non è facile affrontarli, sono vetture molto basse, molto rigide, quindi la vettura si scompone quando ci si va sopra, però si deve cercare di tagliare il più possibile per andare forte, quindi lì è uno dei punti dove la vettura sicuramente soffre di più. Intanto abbiamo visto dalla grafica in sovraimpressione 1.46.256, nuovo giro veloce per Beckman, scade in questo momento il tempo regolamentare, quindi si conclude questo giro e poi l'ultimo giro prima della bandiera a scacchi, che se non ci sono imprevisti dovrebbe andare a sancire la vittoria di Ralf Aaron. Sì, ormai se non succede nulla le prime tre posizioni rimangono così, anche se Schwarzman sembra averci ogni tanto un pochino di più di Zoom, ma Zoom mi sembra controllare bene la seconda posizione, quindi le prime tre sicuramente dovrebbero rimanere così. Allora, ultimo giro inizia in questo momento, se sono abbastanza brava a fare i conti, visto che sono 6 punti che separano Guan Yu Zhu da Ralf Aaron e visto che qui il vincitore prende 25 punti, il secondo ne prende 18 e in più ci sono anche 5 punti per il miglior giro assoluto nella classifica dei due turni di prova ufficiale. Bisogna fare un po' di conti, però secondo me Aaron dovrebbe essere leader adesso. Sì, perché Aaron ha fatto anche la pole. Ha fatto la pole in entrambe le qualifiche. E quindi ne prende 10? Sì, secondo me è davanti, quindi si scambiano le posizioni in testa alla classifica, se le cose rimangono così per quanto riguarda quindi la leadership del campionato di Formula 4. Niente da fare per Zhu, che non è mai stato in grado questa occasione di andare ad insidiare Aaron. In realtà non c'è riuscito nessuno della compagine, non c'è stata proprio storia. Aaron è partito davanti e ci è rimasto, ci sta rimanendo fino, credo, mancano poche curve. Aaron ha tranquillamente vinto la gara, tranquillamente tra virgolette, perché il suo passo era veramente infuocato, e con questo Zhu invece ha pensato più a difendersi, a tenere a distanza Schwarzman. Non si è mai realmente dovuto difendere, perché Schwarzman è sempre rimasto a quei 6-7 decimi che non gli hanno mai permesso di attaccare il cinese. Eccoci intanto ormai alla bandiera a scacchi, che va a salutare il vincitore, quindi Ralf Aaron, che sigla addirittura il giro veloce della gara, quindi altri punti importanti. Fa 46-0 all'ultimo giro. Incredibile, quindi. E Zhu chiude a questo punto a 2 secondi e 1 in seconda posizione, e Robert Schwarzman in terza a 2 secondi e 5, ma i tre hanno girato con un passo davvero imprendibile per tutta la compagine degli inseguitori, capitanata da Sato, che chiude in quarta posizione a 13 secondi e 9, poi Barbaruc, Siebert, Raucci, Beckman, Vieira, il primo degli italiani è Bertonelli in decima posizione, poi Guzman, Schlom, Canaiette, Peroni, australiano, e poi Ye, Hoti e Baitz, che dopo il drive-thru effettivamente è passato nelle retrovie, quindi è in 17esima posizione, 18esimo Desideri, che fino a questo momento era stato il migliore degli italiani e che viaggiava infatti in 7ª posizione in classifica di campionato, che purtroppo invece questa volta è abbastanza tardato, anche se ha fatto rilevare la velocità massima rispetto a tutti gli altri, quindi con 238 km orari. Quindi questo però non significa... No, questo purtroppo significa pochissimo, perché anzi significa che aveva tante macchine davanti a lui, quindi ha preso la scia, quindi
diciamo che preferirei essere al posto di Aaron, che fa 10 km in meno sul rettilineo, ma ha stravinto la gara. Eh sì, ha fatto 2.29 anziché 2.38 effettivamente come velocità massima. Eccola la classifica con Ralph Aaron davanti a Zhu Yuguan e poi Schwarzman, Sato, Baruch, Siebert, Raucci, Beckmann, Vieira, Bertonelli in decima posizione. E qui dalle bandiere possiamo vedere davvero le nazionalità rappresentate e poi ancora Raul Guzman e Marchina, la new entry, e Leon Schlomian, Kevin Canayette, Alex Peroni, Ifei Ye, Arlind Oti, Maurizio Baez, Matteo Desideri, Mattia Ferrari, Chicco Galbiati in ventesima posizione e poi a seguire Ponzio Panchievis, Mauron, Ortman e poi i ritiri per una delle due gemelle Panchievic, per Müller e per Madera e chiaramente anche per Ortman. Ecco intanto i protagonisti del podio, Ralph Aaron che festeggia giustamente questa vittoria che non è mai stata messa in discussione, è stato il più veloce sia nelle qualifiche, anche se solo per un millesimo, poi in realtà dalla differenza di crono delle qualifiche sembrava che Zhu avesse qualcosa in più da poter dire, da poter spendere durante la gara, invece c'è stato alla fine questo distacco, comunque che non è, il gap che non si è mai veramente colmato, quindi Aaron ha preso subito qualche metro di vantaggio e poi lo ha mantenuto e lo ha incrementato fino alla fine. Sì, ma Aaron, analizzando bene la qualifica, sai che noi facciamo anche il giro di telemetria, vediamo con tutti i ragazzi, Aaron ha trovato traffico nel suo giro di qualifica, quindi poteva sicuramente dare un distacco maggiore agli altri e questo l'ha dimostrato poi nella gara. Ecco, quindi svelato il mistero di questo suo vantaggio così esiguo ed è appunto solo un millesimo. Inquadratura è per Zhu con la monoposto numero 33 che ha fatto tripletta, una storica tripletta direi sul circuito di Monza, un'impresa davvero difficile da ripetere, però intanto Aaron comincia bene questa tappa di Imola. Vediamo che cosa riuscirà quindi a fare nelle prossime due gare, anche perché domani mattina lui partirà in ottava posizione. Sì, quindi con il passo che ha sicuramente può sperare di vincere la gara anche domani, però deve stare attento, deve far punti, adesso è primo in classifica, deve pensare a far punti, parti ottavo, qui devi cercare di far più sorpassi possibile rischiando meno possibile. E vediamo adesso gli highlights di questa prima gara del campionato italiano di Formula 4 powered by Abarth. Tra l'altro ricordiamo che si tratta di un prodotto completamente italiano perché le vetture sono Datus, l'elettronica magnetica Marelli, gli pneumatici Pirelli, quindi è un orgoglio direi per il nostro paese. Abbiamo visto l'ottimo avvio di Aaron e poi Zhu e Schwarzman che ha recuperato subito qualche posizione, riuscirà poi anche a liberarsi della vettura del team di Enzer che lo precede fino ad andare in terza posizione. Queste Bites che esegue il drive-thru che poi gli costerà un'infinità di posizioni, Desideri che si gira, peccato, finisce quindi anzitempo la sua gara. Vieira, questo è il contatto, che è l'uscita che sì, dalla quale esce più malconcio Müller, che però è quello che ha innescato un po' il contatto. Sì, Müller proteggeva la sua posizione però ha allargato troppo Vieira che gli era a fianco. E poi l'arrivo con Aaron che sigla la vittoria e che festeggia questo ottimo debutto sul tracciato imolese. E l'appuntamento, vi ricordo, quindi sarà per domani mattina alle 8.20 con il secondo start della Formula 4 e poi invece ritroveremo i giovanissimi protagonisti della Formula 4 domani pomeriggio alle 17.35. Ci dicono che dobbiamo cedere la linea, quindi io ringrazio Edoardo Liberati per essere stato qui con noi. Grazie Fiammetta, grazie a tutti. Grazie e un saluto, ci ritroviamo più tardi da Imola.